Noi chiediamo in sostanza alcune cose, che almeno l'1% del bilancio di Regione Lombardia sia destinato alle case popolari. I problemi sono mancata manutenzione ordinaria, straordinaria, problemi di gestione, problemi di occupazione abusiva, problemi di alloggi sfitti, problemi di, voglio dire, di normale gestione che da parecchio tempo non vengono affrontati. No a piani di dismissione del patrimonio pubblico. Questa città ha bisogno di case in affitto, ha bisogno di dare una risposta a chi cerca una casa ed è sfrattato. Io abito in via di Novillania, sono le case del comune di Milano e sono quasi in decomposizione, non viene fatta manutenzione, non viene pulito, no. Siamo in mezzo all'immondizia, c'è di tutto, c'è gente che viene da fuori e va a dormire nelle cantine, dorme nei garage, la sporcizia è a livello intollerabile, l'odore a livello intollerabile, non sappiamo più come fare, poi occupano le case e non si riesce neanche ad andare in vacanza. Se tu vai via due giorni è probabile che ti occupano la casa, la gente non va via dalla casa per questo problema. Terza cosa, chiediamo che si metta subito mano alla riforma della legge regionale 27, legge che ha aumentato gli affitti in maniera sproporzionata, che è la causa della morosità incolpevole delle famiglie, ma soprattutto bisogna cambiare quella legge perché ha un principio sbagliato. L'edilizia popolare, le case popolari non possono essere finanziate solo con gli affitti che devono pagare gli inquilini. L'edilizia popolare deve essere finanziata da un contributo di Regione Lombardia. Tenete presente che solo a Milano abbiamo oltre 5.000 alloggi pubblici di proprietà dell'ALE vuoti che potrebbero essere sistemati, potrebbero essere assegnati ai nuclei familiari che sono in questo momento in attesa di un alloggio pubblico. Quello che la Regione Lombardia deve fare, deve considerare il patrimonio pubblico e le case popolari un elemento determinante e fondamentale dello Stato sociale, che è importante per rispondere a una necessità fondamentale delle famiglie che non riescono a stare nel mercato privato.